questo particolare ed emozionante appuntamento di Punto Fermo nel suo 21esimo anno di produzione, di percorso, diciamo, 21 anni di Punto Fermo. Andiamo verso la conclusione di questo 21esimo anno, faremo ancora un paio di puntate e poi lanceremo il Punto Fermo Estate con produzioni esterne. Ci rivedremo a Terracas intorno a metà ottobre. Questa sera dunque una puntata anche emozionante un po' per tutti. Come eravamo? Agrigento dagli anni 50 agli anni 70, con ospiti naturalmente straordinari. E voglio iniziare con l'illustrazione di questa bellissima copertina del volume di Andrea Carisi, dedicato ai giovani degli anni 50. Vedete nella copertina la ragazza con la motoretta, la Vespa degli anni 50, che fu il simbolo della ripresa economica del nostro paese, della nostra nazione. Ospiti in studio, come naturalmente il maestro Andrea Carisi, che ha portato tanti volumi, grande memoria storica Agrigento, la signora Maria Peritore, anche essa, diciamo, memoria storica, seppur giovane, della nostra città, ma ragazza che ci riceverà dei momenti particolari su Agrigento storica, il maestro, il grande maestro decano del teatro e dell'attività artistica argentina Nino Bellomo, nel suo 95esimo anno di età, e a chiudere questa bel parterre il maestro Toto Cacciato, che oltre ad essere pittore di grande prestigio, ha scritto delle belle, come dire, storielle sull'Agrigento, su Biatanea, al ricordo sull'Arena di Santa Lucia. Ma inizio subito con Andrea Carisi. Andrea, fatte immagini. Vogliamo raccontare attraverso un po' di immagini questa nostra Agrigento degli anni 50. Come te la ricordi e com'era? Tu tra l'altro l'hai fissata abbondantemente nei tuoi volumi, ce ne sono molti che vedremo. Io praticamente queste immagini tratte da questo libro già hanno fatto parte di una trasmissione quando io facevo Amarcorde. Comunque, comunque ce l'ho tutte nella memoria. Mi viene un po' difficile descriverle adesso aprendo le pagine del libro, perché mentre si dà, come si dice, notorietà ad una, si penalizza l'altra. Però io ti voglio dire essere una cosa. Quasi tutte. Qual è la ragione per cui hai dedicato tanti volumi a questo nostro periodo storico? Intanto perché? Non fare sbarrire la memoria, questa è la cosa più importante, perché la memoria ce la dobbiamo tenere sempre ben stretta. E poi perché tutte queste pagine non sono suggerite da nessuna fonte, se non dei propri ricordi. Quindi sono autenticamente veritiere nel senso più limpido della parola. Ecco, questo per esempio è un volume dedicato alla storia. Questa è tutta la storia del calcio ad Agrigento. Però io ho visto che questi volumi tuoi sono dotati, hanno una grande dotazione fotografica. Le hai raccolti, gli amici te l'hanno portato, non so. Dunque, questo libro sulla storia del calcio ad Agrigento è stato particolarmente difficile, perché non tutte le fotografie erano didascalizzate. Quindi bisognava andare a riconoscere attraverso amici comuni le facce dei calciatori. Questo invece è Girgente e Agrigento, questo è un rapporto tra Girgente. Questa è una pubblicazione non di fotografie, ma di cartoline postali d'epoca. E fa vedere l'Agrigento fin da quando è nata la cartolina postale fino a quando si è esaurita, perché adesso le cartoline postali ora vedremo di illustrare alcune. Andiamo avanti un po' con questi volumi e poi vediamo gli altri ospiti cosa ci portano. Questi invece sono 100 cantanti della radio italiana, quando c'era soltanto la radio e la televisione ancora non c'era. Bene, allora invece chiederei alla signora Peritore, Maria Peritore, che è testimone di tanti eventi culturali ma anche di impegno sociale, la FIDAPA, la Lega contro il tumore, il ricordo degli anni, tantissimi. Allora, questi anni 50-70 che alcuni definiscono i favolosi anni 60, i favolosi anni, ognuno attribuisce dei valori specifici. Tu che valore attribuiresti a questo periodo della vita agrigentina assieme alla tua giovinezza? Beh, intanto bisogna ricordare che gli anni 50 sono il periodo dopoguerra,
quanto tutto si aveva voglia di vivere. E quindi era un periodo in cui si viveva più spensieratamente e il periodo in cui cominciava a cambiare la moda. I giovani stavamo più spesso assieme, mentre prima eravamo ognuno relegati nelle nostre case e andavamo semplicemente a scuola, i giovani cominciano a uscire fuori, le ragazze cominciano a portare non più la gonna pantalone per fare la ginnastica, ma cominciano a portare i pantaloni cosiddetti alla pescatora. Sì, sì. E poi eravamo una gioventù, credo, serena, molto serena. Si ballava a casa degli amici, sotto la stretta sorveglianza dei genitori, e si studiava tanto, con tanta passione. Questo è quello che io ricordo degli anni 50. Ci arriveremo anche altri aspetti della moda, non solo dei rapporti amorosi, quello che appartiene, ci arriviamo dopo. Intanto sotto Maria Grazia Casellale, che ci riciterà fra poco un brano L'amor sincero, perché è ispirato agli anni 50. Cosa racconta brevemente questo monologhetto che si riferisce a quel periodo? È un excursus, in qualche modo, un percorso che racconta appunto l'amore nei diversi anni che passano, in modo un po' ironico, in modo un po' satirico, ecco. È molto, molto simpatico, molto grazie. Bello. Nino Bellomo naturalmente potrà anche andare indietro con la memoria, però tu ricorderai la ripresa del dopoguerra. La città di Agrigento, come l'ha vissuto questo periodo, Mario, di ripresa? Mentre c'era, diciamo, la rivoluzione industriale, il boom economico degli anni 60, per la verità, nel 1950 avevo già un'esperienza sensibile e forte, perché già ero impiegato e ero laureato, ma principalmente vorrei fare un riferimento solo riferito a me quando ho iniziato la mia attività di attore, che è stato il 21 aprile 1940 al Tempio della Concordia, dinanzi a un pubblico magnifico. Ero stato invitato dalla preside. E cosa hai recitato, Nino, a quel tempo? Ho recitato due poesie, una di Rutiliano Amaziano, un poeta latino, e uno di Carducci, Terra di Mito di Forpù. Certo. E io mi trovai dinanzi a un pubblico enorme al Tempio della Concordia, senza microfono, con un successo che oggi ancora mi premi ancora, se tu permetti. E in quel momento quanti anni avevi, Nino? Ma io sono nato nel 22, nel 41 ero già impiegato e quindi avevo già una vita molto densa, diciamo più grande, anche come capo di famiglia, perché sono stato sempre molto vicino alla mia famiglia. Beh, io ti chiederò un percorso negli anni 50, 60, 70 a momenti, però passa il microfono al maestro Cacciato e Maria, se possibilmente con i fogli del maestro Cacciato, perché il maestro Cacciato è soprattutto un pittore, ma ha scritto molti articoli di memoria sull'Agrigento, diciamo, storica, e soprattutto su questa Via Atenea. Vediamo qual è il primo brano intanto. Ecco, Via Atenea, anni 60, quattro vasche nel decumano della città. Che significa, che valore ha questo titolo? Ne oggiremo solamente, diciamo, l'introduzione, poi ne parleremo. Però le vasche sono quelle passeggiate che si facevano dall'inizio della chiesa di San Giuseppe fino a Porta di Ponte. Oltre non si andava e si tornava indietro. Il via della Vittoria era recondito, lontano, forse semibuio, eccetera. E quindi l'incontro con tutti gli agrigentini era una specie di appello. Era quello di incontrarsi in via Atenea, salutarsi, aggiornarsi sugli eventi, e chi stava bene, chi stava tu male. Tu sei stata a Agrigento fino a che periodo? Poi ti sei trasferito, mi pare, a Vicenza, mi pare, no? Sì, ma questo da... Molto dopo, eh? Io, certo, io a metà degli anni 60. Qui siamo negli anni 50, sì. Nel dopoguerra, quando c'era, come diceva la signora, questa voglia di vivere. Cioè, noi dovremmo ricordare quegli anni con tristezza, perché era il dopoguerra, invece li ricordiamo con felicità, perché la città si è aperta. E era una città povera, voglio dire, Toto. Cioè, non tanto povera,
perché allora si ci accontentava di poco, non si faceva la spesa in un supermercato, si mangiavano le verdure, i frutti, la pasta. E quindi io penso che nessuno ha sofferto la fame allora, insomma, si stava... E invece, allora, prima di leggere, Maria si prepara, al signor Peritore, fa riferimento a un periodo economicamente, io ricordo, non ricordo per quello che posso, difficile in genere però, non un periodo economicamente sereno, non mi pare, eh? Tu come lo ricordi? Gli anni 50? Io lo ricordo... Siamo nel dopoguerra, dunque? Sì, sì, siamo nel dopoguerra. Intanto io in quel periodo ero proprio ragazzina. E appunto. Ero proprio ragazzina. Però non era un periodo molto povero. Almeno quelli che avevamo una famiglia con il padre, almeno che lavorava, e quindi non avevamo grossi problemi. Però eravamo abituati ai sacrifici. E, per esempio, il vestito buono si faceva una volta, certo. E doveva durare per un po' di tempo, però seguivamo la moda, ma la moda la seguivamo, che ce la creavamo noi, non cioè, andavamo... C'erano riferimenti, ecco, nazionali o internazionali. Esatto, ce la creavamo noi, magari disegnando addirittura i modelli noi. Con la carta. Con la carta, sì. Sì, con i fogli di carta. Se posso ricordare un momento particolare che mi è rimasto impresso. C'era allora in via Atenea la Singer, sì, che aveva istituito un corso per le giovani per imparare a fare i vestiti da soli. Ma c'era il termine modiste già? C'era, sì, è un termine più antico, ma la modista era quella che faceva i capelli. Invece noi avevamo, quando dovevamo realizzare qualcosa, la sartina che veniva a casa e sotto i nostri disegni realizzava il vestito. Sì, grazie, va bene, no? Continuiamo. Andrea, è una trasmissione così coinvolgente. Tu parlavi del mangiare. Intanto bisogna dire una cosa canonica, il mangiare di allora era molto più genuino di quello di adesso. Ah, quello di cuore, certo. Io mi ricordo che le marmellate avevano il sapore della frutta, oggi hanno il sapore della zucca, non c'è più niente, ma anche il latte. Tutto. Il mangiare era più genuino, era un mangiare semplice, ma che comunque a noi bastava, perché non è che si andava a pretendere chissà che cosa. Per esempio, Agrigento è stata sempre una città turistica, ma pochissimi erano i ristoranti, perché di solito i ristoranti erano a servizio dei viaggiatori, i cosiddetti commessi viaggiatori e i funzionari che si trasferivano ad Agrigento in attesa di prendere bancari e cose varie. Esattamente, quindi diciamo che da questo punto di vista, come ha detto Toto, non è che Agrigento abbia sofferto molto il periodo, diciamo, dell'emergenza nel senso della ristrettezza del cibo. Ma questa è la classe medio borghese o piccolo borghese, ma sai, Agrigento in ultima analisi anche in quel periodo, soprattutto in quel periodo, era una città prevalentemente agricola. I contadini erano forse più avvantaggiati, perché riproducevano loro i prodotti della terra, quindi mangiavano discretamente bene anche loro, non è che mangiassero soltanto il cosiddetto pane punzato o il pane con la zappa sbattuta nel tacco, assolutamente no. E poi c'è da dire che eravamo alla vigilia del miracolo economico. E va, gli anni 60. E quello ha soddisfatto tutti. Siamo a fine anni 60, cioè fine anni 50. All'inizio degli anni 60. E ora vedremo la differenza, di cogliere le differenze tra gli anni 50 e gli anni del boom economico degli anni 60. E poi degli anni 70, come si arriva agli anni 70. Quelle 50 sono più genuini, sono più genuini. Proprio quelle vicino del popolo, di quando si manifestava. Sì, sentiamo, ma voglio chiedere un'altra cosa, la differenza tra le varie classi sociali, mi pare che era marcata quella differenza. E a proposito vi racconterò un aneddoto della Focetta degli anni 60. Intanto sentiamo questo passaggio del racconto di Toto Cacciato, via Atenea anni 60, quattro vasche nel decumano della città. Insomma, l'introduzione che ci dà un'idea di quello che stiamo facendo.
dicono gli studiosi dei tempi antichi che passeggiare per il corso principale di prima sera, nell'ora del tramonto, con il cielo chiaro e l'orizzonte di ponente rosso, fosse una consuetudine, un costume dei greci e anche dei greci d'Occidente. Anche i cittadini dell'antica Agragas, quella che fu una delle più belle città del Mediterraneo, passeggiavano nel decumano dell'antica città scambiandosi notizie e impressioni di fatti accaduti, iniziando dai grandi temi ai loro contemporanei, fino alle cose minute, familiari, di poco conto, compresi amori e tradimenti, mai mancati nel condimento della vita. Negli anni 50 e 60 si compiva ancora quel tradizionale rito delle quattro vasche nell'ora prossima del tramonto. Grazie, poi torno a posto di porti questo suo testo, mentre invito il maestro Bellomo invece per la lettura di un testo particolare dedicato agli anni 50. Dicevo allora, maestro Cacciato, se c'era una marcata distanza tra le classi sociali, quelle classi benestanti, e le... perché ricordo una frase infelice di Mario La Loggia, prego Nino mettiti, proprio prendi la tua posizione, ricordo che disse la Focetta che noi contando, sa, la Focetta era il luogo buono per le feste con lo smoking, noi consentiamo anche agli operai di affittarsi lo smoking e di venire alla Focetta, una frase forse in quel tempo giustificabile ma sicuramente infelice. Tu ricordi questa differenza? Cioè, la differenza c'era, però bisognerebbe saper leggerla, questa differenza, in quanto gli operai non avevano sta voglia e questa invidia di andare alla Focetta intanto. Beh, andavano dall'altra parte della foce, però, attenzione, a vedere i grandi cantanti. Beh, qualche ragazzo, insomma, se veniva Peppino Di Caprio o qualche altro cantante. Pezzotta. Ma come popolo, come classe, non aveva queste esigenze. Ci andavano le ragazze, certamente, specialmente quelle belle per farsi vedere, sicuramente, dove lì facevano anche la Miss Italia. Prima esatto, Miss parliamo, Agrigento sì. E poi ci fu anche una Miss Italia. Ma volevo dire, ad Agrigento c'era una classe che stava bene, veramente bene, come in tutte le società, come in tutte professionisti, le professionisti, notai, medici, sì. avvocati. E più che altro c'era una specie di superbia nei confronti delle altre classi. Però devo dire, queste altre classi a scalare, a scendere, non hanno avuto mai l'indigenza, cioè praticamente non sono mai state povere da soffrire. Tanto. Non avevano le belle abitazioni che ci potevano essere al Via della Vittoria, abitavano pressoché dei tuguri, eccetera, non sani allora, e quindi c'era questa differenza. Che era abbastanza la differenza era sociale. E nel confronto e c'era un pregiudizio, c'era anche un pregiudizio nei confronti. Ora vediamo, aspetta, che voglio chiedere però a Andrea. No, ma la Focetta aspetta, voglio non dire. Era assolutamente un locale d'élite. Ma poi diventò popolare. Ma forse però, in qualche rara occasione. Tu voglio dire una cosa, Andrea, tu sei stato sempre coccolato dagli agrigentini, sì, per il tuo estro e la tua genialità, e hai avuto rapporti con tutte le varie fasce sociali. Tu avvertivi un certo fastidio della fascia, diciamo, aristocratica o d'élite della città rispetto al popolino, che era numeroso, attenzione, e sicuramente non era in arnese, nel senso che stava bene. Intanto c'è da dire una cosa, che questa differenza sostanziale con il popolino non esisteva affatto, perché c'era c'è da dire una cosa, che allora si praticavano moltissimi sport. Gli sport, il più praticato di tutti era il calcio. Nel gioco del calcio non c'erano soltanto gli studenti delle classi abbienti, certo, ma c'erano anche gli operai con i quali si fraternizzava. Quello però è un caso a parte, voglio dire. Io vedo la vita sociale, i rapporti. Ma noi avevamo rapporti con tutti, non è che avessimo rapporti con la nostra classe, diciamo, di figli di impiegati o dei professionisti. Più o meno di grido, perché c'erano anche dei personaggi abbastanza noti e famosi ad Agrigento, anche nel campo, oltre che dell'avvocatura, della politica, no? Assolutamente no. Poi io volevo che tu conducessi il discorso sul fatto che
Agrigento aveva sofferto la guerra, aveva sofferto l'emergenza, aveva sofferto un po' di carenza alimentare. Poi, quando la guerra è finita, gli americani sono sbarcati a Torre di Caffè, tutto si è cercato di risollevarsi e di vivere una nuova vita. Di dimenticare, soprattutto di dimenticare i patimenti subiti, diciamo così. E allora la città si sveglia. Un ritmo propulsore di quegli anni per il risveglio della città lo ebbe, non ti meravigliare se te lo dico io, il quartetto di Franco Licausi. Ah sì, vabbè, lo ricordiamo. Vabbè, niente, perché Franco Licausi modificò in un certo qual modo il costume degli agrigentini in quegli anni, perché aveva un'orchestra che suonava un po' da tutte le parti, certo. Incideva i dischi con la Cetra, che era una famosa casa di produzione discografica, e aveva lanciato due successi, Agrigento Fox e Nel Retro Malinconico Tango, che ebbero un successo strepitoso, più dei motivi di Glenn Miller riportati dagli americani, che in quei tempi furono richiamati. Certo, quello erano diffusi come... Poi Agrigento proliferava un sacco di orchestrine e cantanti. Vorrei che noi ci soffermassimo un pochettino per parlare di questi protagonisti. Ora arriviamo alla signora Peritore invece. Sì, proprio un momento, prima c'era la signora Peritone, volevo sentire invece se nell'Agrigento degli anni 50 c'erano delle donne di riferimento a cui guardavate per eleganza, per cultura, per impegno umanitario. Sicuramente sì. Prego. Avevamo delle figure che volevamo seguire, intanto riprendeva il cinema e quindi andavamo a cinema più spesso. E nasce il concorso Miss Italia e quindi guardavamo a queste ragazze e le attrici che venivano fuori in quel periodo, chi erano? Certo. Erano le attrici di Sofia Loren, Silvana Mancano, Brigida. Tutte queste attrici che ovviamente noi prendevamo come modello. Sentiamo allora il maestro Bellomo che ci legge un monologo dedicato alle donne degli anni 50. Agrigento, il titolo è I miei anni 50. Prego, Nino. E appunto di Mario Gaziano. I miei anni 50. Ricordo negli anni 50 facevo l'inchino e il baciamano alle signore di bella figura che ornavano, si sa, il salotto buono della nostra città. Via Atenea, album spesso di gran vanità. C'erano, e ancora le vedo, le aristocratiche famose e la noblesse oblige, la giovane commessa e le maestraline che coloravano coi loro grembiulini azzurri e bianchi, si sa, il salotto buono della nostra città. Se le guardavi negli anni 50 abbassavano gli occhi e solo sognavo un lieve sorriso, dico, da una di loro, per vivere con intensità il salotto buono della nostra città. Ricordo di Amelia, un sorriso soltanto bastava a colmare una dolce stagione di vita. Ma che tenerezze! Riempì la lontana stagione negli anni 50 della mia giovinezza. Era così, sì, era proprio così. Per farti felice bastava un sorriso raccolto qua e là, nel salotto buono della nostra città. Le gonne longhetti, i corpetti leggeri, le curve sì e no. A stato scoprive, andava di moda il blu 7/8, il cappello con piume, distrasse la mantella. La donna a quei tempi, magari non bella, ma sempre discreta, riservata e pudica, erano le donne, si sa, di un'altra età, le donne del salotto buono della nostra città. Le donne di oggi saranno più belle, ma più belle di quelle di ieri. Ma quelle di ieri, degli anni 50, chissà, le ricordo più vere, avere più stima e più garbo nel salotto buono della nostra città. Bravo, bravissimo, complimenti Nino, proprio bravissimo. Bellissima questa memoria, che poi riprende questo modello della vita in Via Atenea, il salotto buono della città,
dove le vasche andavano e venivano numerosissime, una sorta di olimpiade della passeggiata. Io ho visto un signore, si chiamava Barragato, impiegato al cimitero, che passeggiava continuamente, sempre, perché a volte andavo, frequentavo poco via Atenea, passeggiava e saliva e scendeva, poi per un certo periodo non l'ho visto più. Dopo qualche anno l'ho visto con un bambino di 4-5 anni, che era suo figlio, e saliva e scendeva col bambino, in una sorta di continuità delle generazioni. Sì, sì. E poi si passeggiava a gruppi, a gruppi di amici. E lì nascevano tante discussioni, tante storie, tanti argomenti. Poi c'era il gruppo sportivo che parlava dell'Agra, c'era il gruppo politico che parlava di De Gasperi, eccetera, eccetera. Insomma, questi gruppi avanti e indietro si incontravano. Ma tu eri in uno di questi gruppi pure? Sì, certo, io volevo dire, per quanto riguarda le classi sociali, allora i ragazzi, bastava essere studenti di un istituto o del liceo già per appartenere ad una classe sociale, cioè la provenienza veniva in un certo senso azzerata, no? E quello che faceva testo era la presenza di questo ragazzo, poi se era estroverso, se era bravo nello sport oppure nella scuola, eccetera, eccetera, già prendeva una fisionomia, già prendeva una personalità. Non era certamente l'origine, che poteva essere, diciamo, molto modesta, a mitigare questa persona. Quindi questo retaggio così dei precedenti noi lo abbiamo surclassato, no? Bisognava essere studenti in via Atenea in inverno, a San Leone in estate, in quel breve tratto davanti lo stabilimento al mare, come si chiamava allora, ecco, e lì viveva una società, vivevano dei ragazzi poi cresciuti, ognuno con il proprio avvenire e con il proprio lavoro. Bene, grazie. Allora, prima di entrare negli anni 60, poi parleremo di sport e tante altre cose, spezziamo questo percorso storico con una canzone che ebbe tantissimo successo, credo alla fine degli anni 60, era O Diana di Nels Daka, se ricordate bene. Era di Polanca. O di Polanca? Di Polanca, sì. E ci viene riproposta in questo nostro programma da bravo Gino Scordino, che ha pubblicato un DVD dal titolo Gino canta Elvis IV, come ci sono molte canzoni degli anni 60 e 70. Sentiamo intanto O Diana da Gino Scordino, bravissimo e simpaticissimo. Prego, dalla regia. I'm so young and you're so old. This is my darling, I've been told. I don't get just what they say. Come forever, I will pay. You and I will be a stream. And the beat of the dream. Oh, please stay by me, Diana. Please, I get me with your own love. Oh, my darling, you are the one. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart. And the heart will never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh my darling, oh my lover, tell me that it's so hard. I love you with my heart. Oh, 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 all the time, with me baby, all your mind. Oh, please stay for me,
potrai andare. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Bene, do un applauso a Gino Scordino, veramente bravo, simpatico. E ci troveremo tra poco in un altro brano. Andrea ha anticipato una storia a parte, la storia dello sport degli anni 50, 60 e 70. Perché è importante la storia dello sport della vostra città? È importante perché i giovani avevano questo sbocco, diciamo, non è che ci fosse tanto da un punto di vista di aggregazione e ludico-culturale, diciamo così, quindi ci si rifugiava nello sport. Gli sport più famosi e più praticati da gente erano innanzitutto il calcio, seguiva l'atletica leggera, oggi praticamente scomparsa, sì, sì. Il basket e la pallavolo e il tennis. Tennis poco però mi pare, il no? Tennis sempre negli anni 50, con Vici che Giambalvo, la famosa coppa Lambertenghi che si disputava a Milano, i ragazzi avevano 16 anni e ebbero l'onore di partecipare. E poi c'è da dire che i pomeriggi si passavano soprattutto al campo sportivo del Seneto, o con gli allenamenti o con le partite infrasettimanali con l'Agas, e Agrigento aveva dei ragazzi che erano degli assoluti talenti. Io dico sempre che se avessero giocato oggi sarebbero stati giocatori non di Serie B ma di Serie A. Ah, come no? Avevamo noi Settimio Catania, Temistocle Ferrigni, Renato Giambalvo. Erano giocatori eleganti, e Pasquale Villa, Antonio Montalbano, che furono dei punti di forza, Gaspare Gallo dell'Agregas, quando si formò l'Agregas nella metà degli anni 50, no? E poi c'era l'atletica leggera. C'erano dei nomi importanti. Come no? C'era Pino Lazzaro, che addirittura fu campione italiano universitario del salto con l'asta, e poi tanti altri atleti che adesso, Donato Lalumia, Alfonso Vullo, Giovanni Salvaggio, erano Umberto Sanfilippo. Io ricordo Michele Lucia. Michele Lucia è venuto dopo, con il cosiddetto Poker Dassi, che era costituito da Alberto Fasulo, Michele Lucia, Santi Saladino e Totò Zambito. Ma qua siamo negli anni 60, pieni anni 60. Quanti ce ne sono ancora in vita? Ma Totò Zambito è ancora in vita, gli altri, e Lucia è ancora in vita. Ah, vabbè, allora. Zambito e Alberto Fasulo, ahimè, sono scomparsi recentemente. Ah, bene, bene. E quindi è importante lo sport come elemento di aggregazione. Sì. Di aggregazione sociale, dicevi certo, tu. Certo, certo. Poi c'erano tanti. Ma la squadra talentuosa, io ho dimenticato il marito della signora qui presente, Lillo Miccichè, che io chiamavo affettuosamente capitano perché... Non perché fosse stato capitano nella squadra della classe, perché è stato una volta capitano della squadra del Canicattì, dove lui giocava. E allora gli rimase un po' questo nomignolo. Maria, è un ricordo di questo tuo marito, che è anche un riferimento sportivo degli anni 50 e 60. Tuo marito era appassionatissimo. Appassionatissimo, e così tutti i miei figli sportivi. Ha trasmesso questa passione? Sì, senz'altro tutti. E infatti i due maschi, soprattutto nel calcio, e la ragazza femmina, pallacanestro. A proposito, quello nazionale, in Serie A ha giocato pallacanestro. E devo aggiungere che proprio negli anni 50 cominciava ad emergere la pallacanestro femminile. C'erano le mie compagne di classe che avevano formato una squadra. Io invece facevo atletica leggera col famoso professore Gareffa. Ah, certo. Toto e poi Nino. Toto, una breve, poi anche Andrea, un breve asterisco invece sull'attività artistica, pittorica di Agrigento negli anni 50 e 60. Cominciavate ad emergere a... essere presenti. Sì, come in tutti i luoghi, insomma, c'erano alcuni amici che già si occupavano, diciamo, si impegnavano per le arti visive. Diciamo, fra questi, Andrea Carisi è stato senz'altro il faro da seguire. Come pittore, maestro e organizzatore pure? Di tutto. Organizzatore, a parte le sue qualità personali, anche... Certo.
queste capacità di coinvolgere, di aggregare gli altri. Infatti un gruppo lo ha coinvolto, siamo andati parecchie volte a Palermo per fare delle serigrafie, delle serigrafie che e poi sono state utilizzate dal serigrafo per essere esposte. Vuoi ricordare qualche nome degli anni 50-60? Che poi naturalmente io non ho la mente, di Andrea Carisi, i nomi mi sfuggono. Scusami Toto, io voglio dire che quando ero giovane io iniziavo la pittura, ad Agrigento c'erano cinque pittori che erano un po' gli epigoni della cosiddetta pittura ottocentesca, certo, ed erano i fratelli Salvatore e Franco Di Fede, Manfredo Greco con i figli Attilio e Nicola. Poi c'era il professore Vincenzo Schembri. E Di Caro, che proprio agrigentino non era, era di un paese della provincia. Poi si aggregò a questi un insegnante, sarà poi insegnante di disegno, che venne ad Agrigento per fare il disegnatore alla soprintendenza alle antichità. Bravo, e lui era Egidio Cotroneo. Ah, Cotroneo, sì. Cotroneo era un colorista formidabile. E accanto ad Egidio Cotroneo sono nato io e soprattutto un pittore che poi si è trasferito a Milano, sì. E che è stato Gerardo Lombardo. Gerardo Lombardo, sì, che poi, ricordiamo. Toto Cacciato era un po' più giovane di noi, benvenuto dopo, diciamo, questa generazione. Ma in effetti eravamo questi. Però Cacciato poi ha seguito una linea diversa alla pittura, ma ne parliamo dopo. Volevo chiedere invece a Nino, velocemente, una memoria degli anni 50 e 60 del teatro, se c'era un teatro agrigentino. Mario, io tra gli anni 50 e gli anni 60 esistevano gruppi o nuclei teatrali? Ma io ti devo dire che esistevano gruppi, ma anche prima del 1950, io... Ciò potevo dire io, un'esperienza personale. Nel novembre del 1941 ero protagonista di una commedia. 1900? 1940, novembre 41. Siamo negli anni 40 allora. Quella, per cui ti parlavo degli anni passati, per cui ero impegnatissimo in questa commedia che era tra l'altro La vita che ti vieni, non so qual è il cosa. In questa commedia il protagonista, che ero io, ti parlo del teatro Pirandello di oggi, da sempre, che a suo tempo era Margherita. Era già teatro, cioè funzionava come teatro? Era teatro regolarmente, eccetera, dove si facevano le commedie, eccetera. Io ricordo questo fatto mio personale. Era appunto questa commedia molto drammatica, dove il protagonista muore per amore. Il soggettore in quella commedia era padre Silvio. Sì. Una serata di queste mi chiama, guarda che ti vuole parlare il vescovo. A me ci disse, ma un vescovo, io avevo 19 anni, ti vuole parlare. Arrivo là, eccellenza, bacia mano, eccetera, e mi dice queste parole. Caro figliuolo, tu stai interpretando una commedia dove il protagonista muore per amore. Vedi, muore per amore, ecco, si suicida praticamente. Ora vedi, il suicidio la Chiesa non lo ammette, quindi o tu cambi il finale oppure scena non ci vai. Mio fratello il professore Bellomo cambia il finale. Allora a proposito chiedo a Maria di prepararsi per la rappresentazione di questo monologo alla Morsingero, che è riferito a quegli anni. Però mi è venuto Andrea, tutti, una riflessione da fare sul sentimento religioso degli anni 50-60, se era un sentimento spontaneo, intenso o bigotto, come lo ricordate? Vi do la parola a tutti, da Andrea, Maria, a Nino e a Toto, il sentimento religioso. Ma ad Agrigento si avvicendavano tante manifestazioni religiose, soprattutto le processioni, no? Quelle canoniche, sì, del Venerdì Santo, quella di San Calogero, un po' meno quella della Madonna della Mercede, che si... come era allogata nella chiesa, come si chiama quella chiesa vicino al distretto militare? In questo San Giacomo? San Giacomo, bravo, San Giacomo dei Mercedari, appunto. E poi c'era la festa di San Giuseppe e la festa della Madonna Assunta. E dell'Immacolata, certo. E dell'Immacolata, appunto. Poi Agrigento è stata sempre bigotta, non è stata bigotta, mai, sì, secondo me sì. Ma d'altra parte ancora adesso esiste.
Questo fatto? Ancora adesso esiste questo. Ah, tu dici che a certo, Bigotta... Non è che la gente va in chiesa per pregare, va in chiesa per fare tutte cose. Sentiamo Maria invece, Maria Peritone. Sì, io ho un ricordo un po' diverso. Sì, la chiesa si frequentava e senz'altro tutte queste festività di cui ha parlato Andrea erano l'occasione per uscire, per andare a queste processioni. Elegante, magari, eh? Sì, certo, c'era tutto un abbigliamento particolare, non parliamo poi della festa c'era di San Calogero. C'era il fidanzato della fidanzata? Sì, senz'altro, certo, erano le occasioni per intravedersi da un marciapiede all'altro. Bella questa immagine. Nino, allora, tu che ricordi invece di questa dimensione religiosa, il sentimento religioso degli agrigentini negli anni 50 e 60, diciamo, anche 40 nel tuo caso? Sai, io per la verità non sono molto... Hai il microfono, il microfono, il microfono. Puoi ripetere, Nino? Tu per la verità... Non ho molto frequentato perché ho avuto sempre tanto impegno, come ti dico, io da giovanissimo ho lavorato, ero impegnato, al suo tempo sai quanto sono. Ma a dimensione sì, ma lo spazio religioso, sempre, ammessa la domenica. È appunto questo ti stavo dicendo, ma quello che era il rituale della messa alla domenica, l'osservanza, il rapporto che avevo anche con i preti, te lo sto dicendo, frequentavo molto i salesiani, quindi inevitabilmente ero in... E poi io avevo questa madre che, morta, questa grande madre, che la mattina alle 5, noi stavamo in via Garibaldi, si alzava e andava a vedere, a sentire la messa a San Francesco. Era... Questa è una cosa che devo ricordare perché grazie, ovviamente... Grazie, Toto, invece a Toto voglio chiedere. Beh, io dico che Agrigento è stata una città conservatrice, insomma, in tutto anche senso. Da questo punto di vista, dici. Nel 48 fra monarchia e repubblica, per esempio, votò monarchia. Il sentimento religioso era molto molto diffuso, io ricordo le processioni spontaneo perché nelle processioni del Venerdì Santo con la Madonna addolorata che usciva dalla chiesa laggiù in fondo alla via Garibaldi salendo, certo, c'erano molte persone che piangevano perché nel volto della Madonna vedevano i propri parenti, i propri cari, e c'era il suo senso di, come dire, un grande afflato, un grande sentimento religioso, forse voltato nei propri interessi, ma c'era questo senso che copriva un po' tutti, no? Sì. Univa tutti. Poi, diciamo, alle feste religiose e a cui c'è tristezza, poi c'era l'altro aspetto che era quello della festosità, di stare insieme, i grandi pranzi. Certo, vabbè, quello e si mantiene ancora, voglio ma dire. Il sentimento religioso era molto presente. Era più sentito era, di poi quindi, era non è Bigotto, dice Totò. Però scusate, mi interrompo perché sennò perdiamo molta occasione di riflessione. Però la città di Agrigento, da via Garibaldi a Porta dei Ponte, anche dopo, è pienissima di chiese. Proprio un numero... E già via Garibaldi c'è San Francesco di Paolo, Santa Croce, Santa Marta, Santa Caterina, poi sale e trovi San Domenico, poi subito dopo San Giuseppe, poi il Purgatorio, San Lorenzo e poi due chiese accanto all'altra, Santa poi Rosalia. San Francesco, sì, Santa Rosalia, San Pietro, insomma, e poi San Calogero. Era, rispetto al numero della popolazione, l'impressione che ci fossero un'infinità di chiese, Andrea. Sì, intanto c'è da dire che noi abbiamo dimenticato, abbiamo sorvolato, ma c'è da dire che la chiesa in quel periodo degli anni 50 ad Agrigento era capitanata dall'arcivescovo Giovan Battista Peruzzo, che non lasciava spazio a nessuno, e poi aveva come suo degno seguace Don Silvio Morosini, quello che fece demolire Don la Silvio. Facciata barocca della chiesa di Santa Rosalia, un gran non peccato, per opere di ristrutturazione, ma per fare e gli alloggi alle convettrici che lui aveva nell'ambito di questa comunità. E quindi, diciamo, Agrigento era una città sotto questo punto di vista, era religiosa, perché era molto molto ben pilotata. Il numero delle chiese non si potrebbe giustificare, sì. Oltre a Via Atenea poi se sale 100.000 greci, il Duomo, l'Itria, insomma, sai, poi sale Bertino, era pienissima, sì, di sì, chiese. Sì, sì. Per, con il rapporto con la popolazione, abbastanza squilibrato, moltissime chiese per una popolazione, voglio dire, non eccezionale come numero,
Bene, ci fermiamo un momento, sentiamo invece, torniamo alla Via Atenea e all'amore, adesso che parlavo dell'amore. E allora sentiamo un monologo bellissimo che legge da Maria Grazia Castellana, la nostra attrice protagonista del Pirandello Festival, affermatissima anche nell'esperienza internazionale, che recita da questo modo di vivere l'amore negli anni 50. La madre che consiglia alla figlia, stai attento con che ti sposi. Vediamo, Maria Grazia, prego. L'amor sincero, l'amor sincero. Ho creduto nell'amore e ancora io ci credo, anche se non è vero, anche se non è vero, dico l'amor sincero. A 14 anni mi innamorai del figlio della portiera. Abitavo in un condominio di 40 famiglie, o giù di lì. Ma finì così, finì presto. Scendendo con l'ascensore della scala B, mia madre mi disse: figlia mia, il mondo è fatto a scale e i gradini si salgono e no che si scendono. Il figlio della portiera vive nelle sottoscale, noi al decimo piano, vacci piano! Non è così? E fu così che quel giovanile amore finì. A 22, amore e felicità all'università. Io in lettere, lui in filosofia. Amore presto detto, amore furioso, notte e giorno a letto. Sì, sì. Notte e giorno, E di studio, assolutamente, un corno. Mia madre mi disse, ma non vedi? È uno scioperato, non studia, non si impegna, è solo un balordo perdigiorno. Figlia mia, l'amore conta, sì, ma quel che conta è il conto in banca che conta assai di più. E quell'amore che era... ahimè, fu. A 30 anni mi innamoro di un solido bancario. Tutto casa e chiesa. Non fu un grande amore, no. Tornava stanco, coi numeri in testa. Insomma, presto detto, anche questa volta niente amore a letto. Non ce la faceva. Mia madre mi disse, meglio un bancario che un precario. Ma fu proprio quell'amore ad essere precario. Durò 3 mesi e 1 dì. E tagliando corto, pure quell'amore finì. E lui nemmeno se ne accorto. Addio bancario col fiato troppo corto. A 50 mi innamoro di un giovane 70enne. Era, direi, sufficientemente bello, sì, tutto lisciato, impomattato, tutto tirato. Mia madre, ancora lei, mi disse, ma non vedi? È un vanesio, si tinge i capelli, l'impianto per la dentiera, è preso da doppia miopia, ma per cortesia, lascialo perdere. Nemmeno con amore ti conforta e ti consola. Fidati, meglio restare da sola. E ora che ho 60 anni, mi chiedo, ma l'amore esiste o è una chimera? Forse ogni tanto penso, era meglio restare col figlio della portiera, o no? Brava Maria, bravissima Maria, brava, brava, complimenti. Allora, signora Peritore, le madri dicevano alle figlie e ai figli, i gradini si salgono e non si scendono, per dire se devi scegliere qualcuno deve essere un grado sociale anche economico migliore del nostro e comunque non scendere i gradini della economia sociale, sì. Era così o no? Ma sarà stato così, forse mia madre con me è stata sfortunata perché non la lasciavo parlare. Ah, no. No, facevo quello che mi diceva la testa. E devo dire che forse questa certamente è un po' un,
una bellissima recitazione, ma non è proprio la verità. No, le ragazze eravamo libere di scegliere. Negli anni 50? Anche negli anni 50. Oddio, io negli anni 50 ero piccolina, 60, e ancora diciamo, non ero nell'età. Però, ecco, una cosa che ricordo, a proposito delle vasche di cui parlava il professore Cacciato, che allora il liceo era in via Atenea. Sì. E allora all'uscita dalla scuola, quando uscivamo tutte ste ragazzine, c'era il bar Sedio di fronte, dove c'erano seduti tutti i giovanotti, certo, che più grandi, e che magari commenti, avevano... No? Sì, sì, e quindi aspettavano proprio l'uscita della scuola per vedere tutte queste ragazzine con gonnelline svolazzanti, perché era la moda della gonna a ruota, ah, sì, e delle scarpe alla Cenerentola, le famose ballerine, sì, sì, che uscivano dal... Ed era un vocio, un'allegria, e c'erano queste comitive di ragazzi che... Molto bello, eh? Molto bello, io lo ricordo, ma forse lo ricordo così perché era la mia, certo, gioventù. Giovinezza, forse, certo, lo ricordo. Toto voleva intervenire, prego, Toto. Sì, volevo dire che c'era un grande lavoro di sguardi, cioè una relazione veniva condotta soltanto con gli occhi, con gli sguardi. Sì. È proprio e vero. Si arrivava addirittura senza parole a creare un rapporto, uno sguardo quasi esclusivo rispetto agli altri. È proprio, cioè, così. Ci si fidanzava, sì, sì, prima di parlare. Sì, sì. Prima di parlare, si andava da presso. Sì, e c'era la famosa fermata. E poi... Però si concludeva sempre con la classica coffa. Con la classica coffa. Sì, no, perché... Poi volevo dire che noi ragazzi passeggiavamo con i ragazzi, le ragazze con le ragazze. Certo. Sì. Cioè non c'era contatto, non c'era frequenza. Ma c'era la disposizione... Toto, devi dimenticare che tra noi studenti ci si dava del lei ancora. Sì, sì. Tra gli studenti del lei? Del lei. No, nel 50 no. Ah, con le ragazze. Con le ragazze. Ah, certo, certo. Ma ti volevo chiedere, c'era quella disposizione, le ragazze passeggiavano in un lato e i ragazzi nell'altro lato? No, questa no. Proprio così, in modo militare, no. No. Però al Viale della Vittoria, la domenica si passeggiava, in primavera, belle giornate, e lì si potevano vedere le ragazze che passeggiavano tra di loro. Ma neanche seguita dai genitori, ormai libera, insomma. Ma il Viale Vittoria era già frequentato? Frequentato in primavera, insomma. Poco, no? Poco, ma in primavera, la domenica, sicuramente, insomma, già diventava una palestra, insomma, uno poteva... Ma tu ricordi questo consiglio della mamma o del papà, e soprattutto della, cioè, mamma? Io penso... I gradini dovrebbero salire e non scendere, che è una frase che mia zia diceva. Era un'aspirazione figli, sicuramente dei genitori. Cioè, mia zia, ricordo, affettuosissima, carissima, diceva: figlio mio, i gradini si debbono salire, non scendere, gli scaluna si debbono salire. Infatti questo testo poi è ispirato a questa frase della mia zia. Prego, Nino voleva intervenire. Toto, facciamo intervenire Nino, prego. Per quanto riguarda il mio personale intervento, con questa frase che ho fatto, il passato è bello, bello per ciò che è stato, bello per ciò che non è stato, anche se era nell'idea e non è avvenuto. Bravo, bravo Nino, bellissimo, bravo, veramente. Allora, ora cambiamo argomento, facciamo vedere un'altra copertina di Andrea Carisi. È una copertina strana, però che ha un suo valore storico per la nostra città. I Marescialli d'Italia di Agrigendolo. Tra virgolette. Sì, sì, perché I tra virgolette? Perché i Marescialli d'Italia erano i vari. No, i Marescialli del distretto, no? E questi tromboni. Ma tu parli dell'esercito o i Marescialli Carabinieri? No, dell'esercito. Del distretto, sì, militare. Perché questo volume è dedicato a questi personaggi che non sono famosi, ma che hanno segnato la storia della città. Intanto hanno creato delle famiglie solide e robuste, hanno allevato dei figli, e hanno saputo diplomarli e laurearli. Loro che come cultura scolastica non erano arrivati oltre la sesta elementare, ma avevano un'esperienza di vita, certo, e certo, soprattutto anche di sofferenza militaresca abbastanza notevole. Ma avevano fatto la guerra, questi? Avevano fatto la guerra, tutti avevano la croce di guerra. Ah, ecco, bella, bellissimo. Vediamo un momento, ci soffermiamo un poco su questa immagine, perché è un aspetto della storia della città veramente interessante. Toto, vuole intervenire? Sì, volevo dire che io sono
figlio di maresciallo. Come ma maresciallo dell'esercito? Maresciallo maggiore dell'esercito in servizio al distretto militare dopo aver fatto più che guerra prigionia. Sì. 2 anni e mezzo di prigionia. Dove? Prima in Africa e poi in Belgio. Ma tuo papà era un generale Agrigento o è stato mandato? No, mio papà era di Agrigento, quindi iniziò la carriera nel 1922 e nel 1942 si è trovato, insomma. Maria, prendi il foglio e leggiamo quest'altro passaggio. Ed è stata una bellissima iniziativa, un plauso ancora una volta ad Andrea Carisi che ha saputo riunire questi amici, questi figli di maresciallo e di marescialli, e raccogliendo la documentazione. Testi, la documentazione, le fotografie, c'è anche la fotografia di mio padre. Abbiamo fatto anche una conversazione al Circolo Empedocleo ed è stata una bellissima serata. Allora, riepiloghiamo, i volumi sono i marescialli d'Italia, quelli che abbiamo visto, vediamoli così in primo piano per vedere quale mole, diciamo, di dimensione storica ha prodotto Andrea Carisi, di una storia forse minore, ma sicuramente sostegno della grande storia del corso. Ma se tu vedessi bene qualche fotografia all'interno, i marescialli quando indossavano l'alto uniforme erano tutti muniti di tanto di sciabola. Bene, vediamo gli altri. Guarda questa fotografia, vorrei che vediamola, sì, questa di qua. Tutti con la sciabola. Si sposavano in divisa con la sciabola. No, quella era però una tradizione, voglio dire, militare. No, era anche il grado di sottufficiale che permetteva loro di... Quindi abbiamo visto il maresciallo d'Italia, abbiamo visto anche storia illustrata del calcio agrigentino, anche questa è estremamente interessante, dove ci sono centinaia e centinaia di personaggi che hanno caratterizzato la storia. Poi ancora la storia sportiva di Agrigento, quest'altro volume, Girgenti e Agrigento, attraverso le foto dell'antiquario Montalbano Giuseppe, che non è l'attore ma è un antiquario nostro amico che è morto anche lui abbastanza giovane. Poi ancora questo straordinario volumetto, vuoi far vedere qualcosa Andrea? No, volevo far vedere che tutti gli altri sport, il tennis, la scherma, la pallacanestro, la pallavolo, sono tutti documentati in questa foto. Fatte immagini. A proposito della scherma, ci fu da Agrigento una scuola di scherma. Come la FIS. È una scuola di scherma. Società schermistica italiana. E poi quest'altro volume, Agrigento, questo forse gli è venuto più facile, Agrigento e la sua provincia nelle arti figurative del Novecento. Sì, sì. Tutti i grandi artisti, Agrigento tutti del pittori, Novecento. Tutti i pittori, gli scultori della e poi una sua passione, canto e cantanti della radio italiana, appunto anni 50, dove tutti ascoltavamo la radio, la televisione. Allora sentiamo un passaggio ancora introduttivo di un brano di Toto Cacciato, poi risentiamo ancora Gino Scottino e poi ci avviamo alla conclusione. Avanti, vai lì. Agrigento era più bella quando si chiamava Girgenti, prima del 1927. Era piccola, su un colle di strette strade che conducevano ad un grande duomo, antichissimo, come tutto l'agglomerato che gli stava intorno. Le strade di Girgenti erano lastricate da corsie di pietre di lava per i carri e sistemate su moduli continui di pietre di mare. In salita e in discesa, le stradine lisce e pulite erano arredate da lampioncini di ghisa nelle facciate. Stavano i portoncini di battenti cromati, nei cortili ordinati, i panni al sole e le sedie impagliate intorno. Le finestre vetuste, nelle controluce di piccoli vetri, tenevano sul davanzale vasetti di fiori e di basilico. Il gelsomino saliva lungo le grondaie di terracotta. Un centro storico, come quello qui accennato, a Urbino, come a Spoleto, a Fermo o ad Assisi, non ha ceduto alla speculazione e alle fraintese spinte di ammodernamento, quindi salvato, costituisce oggi l'aspetto più significativo di un valore del patrimonio culturale, storico e artistico del luogo. Brava, grazie. Brava. Facciamo sentire questo discordino. Un momento, però voglio dire, però, siccome c'è una battuta iniziale che l'Agrigento negli anni addirittura 30, 20, 30 era più bella, o almeno la ricordate, o la ricordiamo nella memoria che ci è arrivata anche attraverso testimonianze, la immaginiamo più bella l'Agrigento contemporanea. Ora vorrei chiedervi, è così
o è solo un moto di nostalgia che ci fa pensare alla grande bellezza di una città che non c'è più? Ma non è nostalgia, Mario. Da Agrigento aveva una perla straordinaria che è stata devastata, la famosa Villa Garibaldi. Sì. Non c'è più la Villa Garibaldi, era una perla veramente. Era un luogo ameno per andare a trascorrere sotto gli alberi e i pomeriggi, le passeggiatine, c'era la voliera, c'erano anche tante altre attrazioni. Ma come mai la classe politica, ora arriviamo a una nota dolente, ha consentito di... È stata sempre molto scellerata in questo senso, per costruire le case, gli appartamenti, i palazzoni, agli impiegati del comune, si è cominciata a demolire la Villa Garibaldi, dove nell'ingresso c'erano per esempio i famosi leoncelli e le sfingi dello scultore palermitano Valerio Villareale, che andarono a finire nelle macine, diciamo, non furono Peccato. Più recuperati. Fammi sentire Nino Bellomo. Nino Bellomo, voglio dire, che ha una memoria più lunga. Allora, questa città di Agrigento com'era e com'è? Che trasformazione ha subito? Dove in chiave negativa e dove in chiave positiva? Un modo di vivere dove si viveva veramente intensamente anche nel rapporto tra famiglie, nelle visite, nella esternazione di quei che sono sentimenti umani, c'era più vicinanza, c'era più possibilità di esternare i propri sentimenti. E quella mia frase dice tutto, che in quel passato noi vediamo la cosa migliore forse, perché abbiamo nostalgia di quello che è stato, di quello che eravamo e che oggi purtroppo non possiamo essere. Grazie, non ti commuovere, Nino. Sentiamo Toto. Allora, maestro Cacciato, tu hai scritto nel tuo racconto che questa città è più bella. È un sogno filtrato dalla memoria di tanti altri nostri antenati? Non è un sogno. Agrigento negli anni 20 e ancor meglio negli anni 30 era una cittadina che già si muoveva nella sua attività e poi voleva darsi un'effigie diversa. Ha contribuito il regime, bisogna dirlo, ha costruito la stazione ferroviaria, ha costruito il palazzo delle Poste, ha costruito la Banca d'Italia. Non è granché, ma già erano tre edifici notevoli in una cittadina che aveva ancora l'impronta ottocentesca. Bene, quella sì, era l'impronta ottocentesca, doveva essere conservata, come abbiamo visto poco fa, è stata conservata in alcune città dell'Umbria e doveva avere uno sviluppo migliore. Invece è stata murata dalla speculazione edilizia. Ho capito. Infatti noi vediamo questi grattacieli immotivati, inutili, di 14-15 piani che non so a chi hanno dato la felicità. E che coprono totalmente il centro storico. Perché prima la città, essendo Agrigento una città mezza costa, diciamo, sì, e l'una casa che si trovava di fronte non oscuriva assolutamente la città, la casa che c'era dietro, perché era tutto un degradare, certo, di tetti, certo, verso il mare, e che rimaneva libero. Io mi ricordo che allora ero consigliere comunale, ma mi presi un'arrabbiatura, ma di quelle solenni, finì a litigio quando cominciarono a costruire l'attuale palazzo dell'INAIL nell'ex stabilimento di Piedigrotta. Lì c'è una porta che era montana con la Madonna del Lume, dove i turisti facevano le fotografie con lo sfondo del mare. Adesso se fanno le fotografie che c'è lo sfondo del cemento armato del palazzo dell'INAIL. Ebbene, queste cose avvenivano ad Agrigento. Agrigento è stata completamente depauperata. Allora, Andrea, noi ad Agrigento avevamo diversi grandi alberghi. L'hotel Gellia e Britannia, mi pare che era? No, il primo era l'hotel de Temple. E ora ci arriviamo. Hotel de Temple. Hotel de Britannia. Dove c'era Villa Genuardi. Britannia et Gellia. E poi c'era l'albergo Roma in via Tenea. E poi c'era l'albergo al Viale, il grande albergo, il albergo Gorizia. Ma c'era l'albergo al Viale, quello signorile, sì, quello che era Agrigentum. Hotel Agrigentum era, sì, no? C'era anche un nome aggiunto. C'era quella famosa fotografia con i tutti. Bellissimo, seduti, bellissimo. Seduti nelle, quindi vuol dire che Agrigentum aveva già una sorta di richiamo turistico. E poi c'era il piccolo albergo, ma con una splendida veduta, sulla valle, il famoso albergo
di Don Cesarino De Angelis, fondatore della prima società di calcio argentina, chiamata Albergo Belvedere, sì, che ancora oggi esiste. Sì, c'ha una prospettiva verso Porta di Ponte e Belvedere. Sì, esattamente. Senti, cioè questo dimostra che Agrigento aveva già un appeal per i turisti, perso questi alberghi anche di livello alto come il Grand Hotel de Tamble e il Hotel Agrigento al Viale, che erano già, sembrava, gli alberghi di livello internazionale, da cultura francese. Venivano tanti viaggiatori romantici, soprattutto inglesi, venivano ingegneri che si occupavano della esportazione dello zolfo e del sale, che erano dei minerali allora richiestissimi. Agrigento aveva sede anche, c'era anche la sede di un consolato britannico in via San Girolamo, in quel bel palazzo dove c'erano i leoni, ci sono ancora adesso, ma il consolato non c'è più. Ebbene, Agrigento era anche questa, era una città molto, molto importante da questo punto di vista, c'era un flusso turistico notevole. E poi, sai, Agrigento hanno lasciato testimonianza alcuni famosi pittori, soprattutto acquarellisti, che hanno dipinto quelle che poi sono diventate le celeberrime cartoline illustrate della Città dei Templi. E soprattutto tra queste mi ricordo quelle di Giorgio Frattini, che era un acquarellista eccezionale, che ha lasciato molte vedute della Valle. Grazie Andrea. Allora, prima dei saluti, risentiamo ancora, torniamo a Gino Scordino, che ci fa sentire invece una bellissima canzone degli anni 60, It's No Way Never, e di Elvis Presley, mi pare, ma nell'edizione, nella versione di Gino Scordino. La mandiamo in onda e poi ci salutiamo. Prego, la regia Giacomo può mandare senza altro in onda. It's no or never, come on me time, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be. It's now or never, my life won't wait. When I first saw you, we all smiled so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I'll spend a lifetime waiting for the right time. Now they hear me, the time is in, what way? It's now or never, come on me time, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be. It's now or never, my life was waiting. Just like a willow, we will cry in the hill. A plot of love and a sweet devotion. Your lip excited, let the one smile. Oh, that's when we meet again this way. It's now or never, come on me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Allora, professore Cacciato, sì, una battuta conclusiva per tutti.
Agrigento, città appunto turistica. Allora, in quel tempo, era una città di un turismo di classe, era lo stesso che andava a Taormina, e quindi venivano chi effettivamente si interessava di storia dell'arte e si interessava archeologia. Dell'archeologia, dell'arte greca, venivano veramente con passione. Venne Berenson, un famoso critico d'arte. Giornalista, tra l'altro, no? Prego? Era giornalista. Giornalista, direttore degli Uffizi, insomma, tante cariche. Era un americano venuto in Toscana, innamorato della Toscana, eccetera. Venne Cesare Brandi, che è un certo, il professore mio, peraltro. Prego? Professore mio, Brandi, alla Lusa di Palermo, anni 70. Anni 70. Venne Paul Klee, il pittore svizzero. Nicolas de Stael. E si è fotografato davanti al Tempio delle Tre Colonne. Certamente non era un turismo di massa. Certo, insomma, evidente. Erano scelte particolari, molto sentite, molto vissute. Grazie, Dodò. Una battuta al maestro Bellomo. Nino, allora, un aneddoto, un ricordo, un'emozione. Ma io una sola considerazione vorrei fare. Io vorrei applaudire per questa trasmissione che tu hai messo in essere con la presenza di qua degli amici, per dimostrare come noi siamo sempre attaccati ad Agrigento, lo siamo stati una volta e continuiamo e dobbiamo continuare a esserlo. Grazie, grazie. No, ringrazio anche Maria Grazia, che è stata presentissima nel nostro programma. Grazie Maria. Grazie a voi. Tu hai fatto una bella figura con tutte queste letture, con questo amor sincero che ti porti dietro ormai da diversi anni. Ma tu ce l'hai un amor sincero? Sì. L'amore per la città, no? L'amore per la città, l'amore per la mia attività, per quello che faccio. Infatti ci sono diverse poi forme di ed amore, sincero, non solo sincero. Ed esclusivamente e non per forza sentimentale, ecco. Si amano tante cose nella vita, c'è l'amore nei confronti di quello che appunto si fa quotidianamente, giornalmente. L'importante è fare ogni cosa, io ripeto sempre, grazie. Il mio motto di vita, un attimo, è fare tutto mettendoci se stessi, l'anima, il cuore. Quello grazie, sì. Grazie Maria, brava. Andiamo per il Tore, una conclusione di questo incontro. Io amo moltissimo la mia città, non l'abbandonerei mai e mi dispiaccio che molte cose non vanno. Senti, te lo chiedo una cosa andare. Allora, a conclusione. Nino, per favore, scusate, te lo chiedo una cosa, il volontariato nella città di Agrigento si sviluppa dopo però mi pare, no? Sì, sì. Ma c'erano le dame di carità già, mi allora, pare. Allora, c'erano le dame di carità, ci sono state sempre, poi la Croce Rossa, il certo. Gruppo femminile della Croce Rossa, della quale ho avuto l'onore di essere la presidente, pare, no? Sì. E poi ci sono diverse club, la FIDAPA attualmente che continua. È più recente forse, è no? Più recente, sì. Ma è a livello internazionale ovviamente la FIDAPA. Poi c'è il Store Optimist, ci sono tutti i club, beh, il Lions, certo, qua, ma tutto il volontariato ad Agrigento funziona e funziona bene. Siamo tutti propensi a collaborare con le amministrazioni, ma naturalmente solo come suggerimenti che si possono dare. Non abbiamo parlato, Andrea, dell'azione cattolica e degli oratori, dell'importanza. Vabbè, per questo non abbiamo parlato per esempio di quella... dei Boy Scout, per esempio. Ma vabbè, l'azione cattolica, voglio dire, inglobiamo tutto lì. Sì, ma io soprattutto voglio riferirmi al fatto che abbiamo concluso questo ciclo canoro con la voce di Gino Scordino, che io mi vanto essere stato mio alunno. Bene. Complimenti a Gino. Avrei voluto fare qualche accenno ad un personaggio scomparso in questi giorni, che è stato un cantante abbastanza noto e risponde al nome di Tony Cucchiara. Tony Cucchiara, l'abbiamo celebrato anche a Teleagras, abbiamo fatto un profilo, fatto un bel profilo. Tony è stato molto amico mio, mi diceva sempre, quando faceva teatro, quando veniva spesso a Agrigento, diceva: Mario, io ti prego, tu devi scrivere la mia biografia artistica, perché tu di me sei tutto. Tra l'altro Tony Cucciara lavorò con me a lungo per la RAI Sicilia, quando facevamo i programmi di decentramento da Acrabella alla provincia di Catania, insomma, ci stai con me tanto tempo, abbiamo avuto un bellissimo rapporto, una bellissima voce. Gli ho fatto un rimprovero personale quando lo vidi in occasione del premio La Giara alla Valle dei Templi,
perché lui aveva un po' abbandonato il rapporto con i vecchi amici di Agrigento. No, assolutamente. Non li curava molto. No, poi da tanti anni veniva pochissimo, mentre prima lo vedevamo spesso, negli ultimi 10-15 anni, poi è stato anche sfortunato con le mogli, lo so. Eccetera, eccetera. Allora, una trasmissione, tante altre cose da dire, chissà che non avremo tempo il prossimo anno di dedicare altre puntate alle memorie agrigentine, cioè memorie storiche agrigentine, diventiamo i nuovi storici della nostra città, storici televisivi. Allora, intanto ringrazio tutti voi per la bellissima presenza e per le preziose testimonianze. Ringrazio naturalmente i tecnici e la regia che ci tengono con tanto affetto. E beh, ci vediamo le ultime due puntate di Punto Fermo, poi ci auguriamo buona estate, ma intanto concludiamo questa puntata con un bel applauso, salutando anche Gino Scordino. Prego. Allora, Giacomo Bandai, senz'altro la sigla e concludiamo questa bella trasmissione. Appuntamento alla prossima settimana. Bravo.